Allora, com'è Gonzo nella vita privata? Nella vita privata è un ragazzo molto romantico, devo dire, adesso mi ucciderà per questo. Molto sensibile, molto attento e niente, veramente speciale ed è per questo che ci siamo scelti. How is Mirko in life? Something good and something bad about Mirko. Something good, everything's good, and something bad. But yeah, I don't see him enough. That's bad. I would want him more. Positive e negative? Positivo che è una persona molto ordinata, di conseguenza non faccio tanta fatica a casa, e di negativo che sta sempre al cellulare. Voi avete creato un profilo Facebook, The Desperate Rugby Wives. Com'è venuta questa idea? Actually it was after long to be honest, it was, we were waiting for to give our luggage at Charles de Gaulle in Paris. And we had a huge queue and we were just wondering what to do and we're like, okay, let's do a Facebook and that is it. Just that, because we were waiting. Che cosa si trova sulla vostra pagina Facebook? Che cosa fate? Si trova un po' di tutto, dalle solite cavolate dell'epilazione alle nostre giornate, a condividere con i fan dei ragazzi, quello che fanno i ragazzi, come si sentono, le loro emozioni pre-partita, post-partita, e alla fine diciamo che noi abbiamo presentato anche un po' la città di Nancy, la città di Oakland, i nostri viaggi, le nostre avventure, di conseguenza tutto ciò che facciamo qui. Facciamo ingelosire Gonzo e Mirko, esclusi loro due, il più sexy della nazionale? The most sexy of the team, not Mirko or Gonzalo? Except Mirko and Gonzalo. We have to speak about the Italian team, and then also of... also not Italian teams. Domanda per te. Ati è diventata Bergamirco davvero. Tu quando è che diventi canale? Big question. No. Next episode. Esatto. È una domanda di riserva. We try to show them the way. Vabbè, Gonza, lo devo dire, dai!